Per loro oggi è un compito un po' difficile perché questo corto non è il loro corto usuale, ha degli elementi diversi. Nella junior, per esempio, il salto lanciato è il doppio toe loop, obbligatoriamente. Qui invece proveranno a fare questo triplo salto lanciato. La spirale è stata tramutata in una spirale interna indietro da interna avanti che era per cercare di prendere più punti, per cui è anche un programma nuovo, È un test un test importante. importante per loro, sì. E loro, infatti, l'obiettivo, ieri Carolina lo ha detto chiaramente, è pattinare al massimo delle possibilità e fare esperienza. A questo punto, alla luce di quello anche che tu ci racconti nei dettagli del cambiamento che è stato fatto, penso sia proprio così. Sì, è il loro obiettivo della serata. Ed eccoli sul ghiaccio, lo ricordiamo ancora, la loro allenatrice Rosanna Murante. Andiamo a seguirli. Franca, a te. Forza ragazzi. Doppio twist, bene. Ok, va sul sollevamento, una mano, ora scende su una mano, bene. Bene, doppio flip in parallelo. Bravi ragazzi, buona la spirale, forza. Andiamo al famoso triplo salto. Brava Carolina! Rastortissima, ma è stata bravissima a star su. Sequenza di passi. Fuori l'ultimo boccola, forza, manca la trottola. Speriamo come Stefania Ondra, è lei che dà gli ordini, solitamente È il l'uomo, invece nelle contrario. nostre coppie sono sempre le donne. Un po' fuori unisono, ma niente male, niente male, bravi. Debutto europeo, prima gara da senior, e sì, applausi, fa bene Fabrizio Pedrazzini che si unisce agli applausi che qui alla Post Finanza Arena il pubblico sta giustamente donando alla nostra coppia, Franca. Sì, mi sono piaciuti, hanno pattinato determinati, decisi, hanno dato quello che potevano dare. Il triplo salto si sapeva, ha una percentuale di riuscita molto molto bassa e anzi loro sono stati veramente bravi a salvarlo così. Si è avuto una reazione bravissima, Carolina. Una buona coreografia, io penso, grazie anche alle mani sapienti di Paola Mezzadri e di Marco Perfido, che anche lavora con loro molto spesso sulla pattinata, sui passi. Ma i due ragazzi sono stati grandi, non si sono fatti intimidire per niente e hanno retto bene il confronto con i senior, loro che sono proprio junior a tutti Carino, gli guarda, effetti. guarda lui che si è girato a salutare, vuol dire anche che è proprio sereno, comunque è contento, no? Sì, c'è qui anche un gruppo di tifosi, di Italiani. italiani venuti ad applaudirli, la mamma naturalmente in tribuna. Beh, come giusto che sia, no, Franca? Giustamente.
Ti sono piaciuti, Fabrizio? Sì, molto. Come ha detto giustamente Franca, li ho visti molto tranquilli, sereni e convinti delle loro capacità. Giustamente, affrontando il triplo salto, un attimo con calma, prendiamo un bel fiato, un bel respiro e andiamo a farlo. Però tutto benissimo. Il twist. Qua. Sì, come la tattica poi in questi short è proprio quella di non sbagliare, di cercare di fare pulito. Magari si tira indietro qualche cosa, si fa una cosa un po' più facile, ma bisogna cercare di far pulito. Loro però dovevano rischiare quel triplo Salkov per stare un po' al pari proprio delle coppie senior. Qui il doppio flip col braccio sull'arrivo, il bell'unisono, la spirale, bellissima posizione di Carolina. Luca è stato molto giù nelle gambe, vedi com'è bello accosciato fino in fondo. Quindi dovrebbe prendere tranquillamente il livello e anche un buon gioie. Questo è il salto, guarda il numero di Carolina, è stortissima, ma si tiene su, mette solo giù due piedi e una mano, li avrà per forza meno due nel GOI, ma le rimane comunque il valore del triplo salto. Avevamo conteggiato ben bene prima io e Rosy ieri sera, abbiamo fatto tutti i calcoli per cosa poteva succedere, cosa era meglio fare, se doppio o triplo. Direi che secondo me è stata una buona scelta. Rosy, ovviamente lo ricordiamo, l'abbiamo vista anche inquadrata prima, e Rosanna Murante, la loro allenatrice. Perché si fanno anche questi calcoli, Franca? Eh beh, è molto importante, sono calcoli matematici, si cerca di prevedere cosa può succedere e che cosa ti può convenire fare a livello strategico. Guarda che bella la presa su una mano. Con loro, devo ricordarlo, ha aiutato tanto sia loro che Andrea Otare, che lo stage con Tamara Moschina che abbiamo fatto quest'estate ad Andalo, veramente li ha aiutati a capire le prese di questi sollevamenti, a capire dove va l'equilibrio per la donna, è stato di grande aiuto. E allora adesso aspettiamo con ansia anche di sapere il responso della giuria, ecco di qua loro al Kiss and Cry. Io credo che sarà intorno al loro personal. Ecco, secondi Carolina Gillespie, Luca De Mattè, 40 e 11 loro punteggio. Andiamo proprio a vedere, dunque 40 e 11 con 22 e 10 con i Technical Element, i Proba Component 18-01, battono sì il loro personal che era proprio di 39 e 22, che era stato ottenuto proprio il 14 ottobre 2010 ai Grand Prix Junior. Possono essere soddisfatti? Sì.